Beh, tentiamo di mettere ordine, se possibile, nei pochi minuti che mi sono concessi. Io sono contrario assolutamente a una ipotesi di Mario Draghi al Quirinale, per un motivo banale, semplice, che le grandi questioni che sono dinanzi al Paese, dalla pandemia alle questioni economiche, alla questione di politica estera molto delicate, queste devono essere contrastate da politiche che fa l'esecutivo, non che fa il Presidente della Repubblica. Quindi oggi noi abbiamo l'esigenza, innanzitutto per dare la stabilità al Paese, di non toccare il governo. E non vorrei che autorevoli personaggi, due grandi direttori di due grandi giornali, abbiano trasferito il desiderio che è diventata padrone della loro ragione. Perché devono spiegare per quale motivo poi improvvisamente, una volta mandato al Quirinale Draghi, questo Parlamento, che per tre anni non è stato capace di indicare un parlamentare alla guida del governo, improvvisamente, tolto Draghi, troverebbe la soluzione per garantire il governo del Paese. Insomma, diventa, a me, io lo dico con una battuta, a me quello che sembra che manchi in questo Parlamento è un neurologo. Perché veramente c'è bisogno di tentare di mettere ordine. Avrebbe bisogno di un neuropsichiatra, insomma, ce n'avevamo uno prima, forse lo dovevamo tenere. Esatto, bravo. Esatto, io ero uno specialista in malattie nervose e mentali e vedete che certe cose accadevano molto di meno, ma al di là dello scherzo. Quindi Draghi deve rimanere al governo e tra l'altro... Draghi deve rimanere al governo, deve rimanere, mi perdoni. Sì. È sembrato da più parti, peraltro, lo so io che sto a casa, immagino... se non lo sapete voi che siete in piazza, che Draghi giustamente pone un problema, non è tanto quello della maggioranza che deve essere la stessa che deve sorreggere il governo, perché io vorrei ancora vedere un Presidente del Consiglio che va via dal governo perché la maggioranza reelegge il Presidente della Repubblica è diverso dalla sua maggioranza in Parlamento. Io lo devo ancora vedere e siccome io conosco Draghi da vicino, avendo lui lavorato con noi per due anni, so benissimo la sua reputazione e il suo senso dello Stato. Quindi detto questo, per quale motivo noi andremo a destabilizzare il governo Mi scusi, Cirino Pomicino, però lei dice io conosco bene Draghi, no? Un momento solo. Scusa. Lei conosce bene Draghi, ma se Draghi lo conosce bene e conosce, diciamo, il suo pragmatismo e il suo fomento per risolvere i problemi del Paese, perché ci tiene così tanto a questa ambizione, sicuramente non celata, di salire al Quirinale? Ma perché l'ambizione è il diavolo, è il diavolo dell'umanità. L'ambizione non contenuta, è vero, e non messa al servizio del Paese. Lui ha detto una cosa molto giusta e io ci credo. Lui ha detto io sono un nonno al servizio delle istituzioni, però il nonno ha intorno tutta una serie di nipotini che tendono di fargli sbagliare. Lui ha fatto delle cose ingenue sul terreno della politica, ma perché ha fatto questi errori? Perché Draghi è un grande personaggio apprezzato internazionalmente, ma la sua esperienza è di banchiere centrale. La sua esperienza è di direttore generale del Tesoro, la sua esperienza è di vicepresidente europeo della Rosa. Questa è la sua grande esperienza, che è cosa diversa da un'esperienza politica consolidata. E allora io vorrei pregare gli amici direttori che sono lì presenti, che sono personaggi che ho sempre seguito, ma vogliamo tentare di capire il Presidente della Repubblica quale qualità devi avere? A mio giudizio, lo devi avere un'esperienza politica consolidata, possibilmente un'esperienza di governo lunga e una presenza dei rapporti internazionali. Queste sono le tre qualità. Se una di queste, in particolare la più importante... Chi è il nome ideale di Cirino Pomicino, di quelli che ci sono sul tavolo? I nomi ideali sono in realtà, erano due persone, tre, veramente. C'era in parte Casini, c'era Casini, c'è Amato e c'è Mattarella. Benissimo, si fermi un attimo, tanto rimane qua, non la chiudo. Io se lei rimane mi fa piacere, mica. Aspetti un attimo perché...